A voi tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro TRCB Notizie. Il presidente del Consiglio regionale Onofrio Introna ha inviato una nota urgente al capo del governo Enrico Letta e al ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri per aprire un momento di confronto contro la soppressione dei tribunali minori prevista per il 13 settembre. Vediamo. Ho fiducia che il Consiglio dei Ministri vorrà rinviare, sia pure temporaneamente, l'entrata in vigore delle norme che sopprimono i tribunali minori prevista per il 13 settembre. È un auspicio, ma anche una richiesta, quella del Presidente del Consiglio regionale Onofrio Introna, che in una nota urgente al Capo del Governo Enrico Letta e al Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri ha rappresentato l'esigenza di riaprire un canale di dialogo tra il livello centrale e i territori. A nome del Consiglio regionale pugliese, scrive, sono a chiedervi di ascoltare le istituzioni e i soggetti interessati per consentire ulteriori approfondimenti e valutazioni. Chi opera quotidianamente in trincea contro l'illegalità potrà esporre in un clima di sereno confronto le ragioni dell'eventuale revisione di scelte che rischiano di compromettere l'attività giudiziaria dei tribunali e di portare al collasso la giustizia nel territorio. Introna ha raccolto il dissenso oltre all'allarme per le sorti della giustizia in Puglia. Sono 7 i ricorsi al TAR contro la soppressione degli uffici giudiziari distaccati. Li hanno avanzati o annunciati i comuni di San Severo, Bitonto, Compalo e Giovinazzo, Barletta, Monopoli, Putignano, Ginosa e Manduria. In delegazione dal Presidente del Consiglio regionale si sono già recati i rappresentanti forensi di Bitonto e Cerignola. Saranno ricevuti i legali di Ginosa e La Terza. Le insistenti e circostanziate prese di posizione di avvocati, esponenti degli ordini professionali e operatori della giustizia, dice Introna, hanno assunto nella nostra regione il carattere di una protesta generalizzata contro la cancellazione di presidi giudiziari, capace di assicurare un impegno insostituibile in aree regionali periferiche rispetto alle sedi dei tribunali provinciali. Anche il Consiglio regionale pugliese, come il presidente dell'Assemblea annunciato nella nota indirizzata a Palazzo Chigi, intende deliberare quanto prima per sollecitare una rilettura complessiva del provvedimento nazionale, anche attraverso un esame approfondito del rapporto costi-benefici e delle ricadute nei territori. Salviamo il Tribunale di Manduria, questo lo slogan diffuso attraverso una nota dall'Associazione Forense Messapica in rappresentanza dei propri avvocati associati. L'organo comunica che in data 13 settembre alle 10 si terrà una manifestazione sit-in nella zona antistante il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, zona Viale Piceno, per manifestare il civile dissenso nei confronti della soppressione degli uffici giudiziari. La protesta si rende necessaria, si legge, in considerazione dell'entrata in vigore nello stesso giorno del decreto legislativo di soppressione e chiusura della sezione distaccata di Manduria, al fine di sollecitare gli organi competenti a valutare l'opportunità di disporre una proroga dell'entrata in vigore del provvedimento. La nota prosegue dicendo che l'Associazione Forense Messapica ritiene il provvedimento di soppressione illegittimo e penalizzante nei confronti dell'intera collettività, così come ingiusto appare il silenzio del Ministro della Giustizia sulla richiesta di proroga formulata dal Comune di Manduria per il mantenimento dell'ufficio. L'Associazione Forense Messapica ritiene che il decreto legislativo è stato emesso senza considerare le specificità del territorio di Manduria e dei paesi limitrofi e la loro imprescindibile esigenza di legalità. Andiamo avanti con la cronaca. I carabinieri della stazione di Latiano, nell'ambito di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dell'uso e spaccio della droga, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Paolo Vitale, cinquantenne del posto, per coltivazione, detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, in seguito ad una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 4 piante di canapa indiana, altre circa
circa un metro e mezzo, coltivate nel giardino posto nel retro dell'abitazione, 2 grammi circa di eroina, 1 grammo di hashish, 7 flaconi di metadone. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Vitale, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Brindisi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Questa mattina nella sala istituzionale del comune di Ceglie Messapica i gruppi dell'UDC Lista Magno hanno tenuto una conferenza stampa sul tema i primi 100 giorni del patto per Ceglie. Vediamo. Noi approveremo entro un anno il PUG. A breve approveremo il DPP, il documento programmatico preliminare. Faremo subito, perché noi non lo vogliamo fare noi. Noi siamo una parte della città. Noi vogliamo coinvolgere tutti i soggetti interessati, i cittadini in particolar modo, ma soprattutto i tecnici del settore. Quindi a breve faremo una conferenza, un'assemblea, dove i nostri tecnici devono essere, ma non è solo quella, cioè sarà una questione periodica, perché tutti devono sapere a che punto di elaborazione è il PUG. Non solo, tutti devono poter fare delle proposte, tutti devono poter dare delle indicazioni, perché è giusto che sia così. Uno strumento urbanistico, che è lo strumento urbanistico che attendiamo da 40 anni, non può essere fatto nelle stanze del progettista o nelle stanze chiuse di un comune, ma deve essere fatto nella città, con la città, con i cittadini, con i tecnici soprattutto. E questo faremo. Per esempio, per il PPTR, che la Regione ha approvato, da una lettura attenta abbiamo verificato che, per esempio, per i nostri trolli, e Ceglie forse la prima città per numero di trolli, 4.500 trolli, da uno studio che è stato fatto addirittura, siamo la prima città per numero di trolli all'interno della provincia di Brindisi. E allora per questa ragione c'è un problema dove la possibilità di ampliamento dei trolli viene fortemente compromessa da questo PPTR. E siccome un trollo, per come erano i nostri trolli, per come sono i nostri trolli, ha necessità dei servizi, di poter ampliare per renderlo vivibile, questo è un problema dei cittadini. Se un turista viene a Ceglie, non deve solo venire a cenare, a mangiare, ma noi dobbiamo creare i presupposti perché dorma a Ceglie, spenda a Ceglie, nei negozi di Ceglie. Il nostro problema è questo, perché se tu vai a Ostuni, a Fasano, a Torregano, vai nelle realtà turistiche vicinore, tu vedi che lì ci sono anche posti letto numerosi, abbiamo qualche cosa, ma è molto poco rispetto a quello che vogliamo che la nostra città diventi nel futuro. Oggi abbiamo fatto questa conferenza stampa per i primi 100 giorni del patto per Ceglie per comunicare quello che abbiamo fatto. Il nostro accordo che raggiungemmo 100 giorni fa con il sindaco Caroli fu basato su di una questione fondamentale, che noi non chiedevamo incarichi assessorili, incarichi di presidenza del Consiglio di altra natura, noi volevamo solo collaborare per la risoluzione dei problemi importanti della città. Luglio e agosto, 2 mesi caldi per il turismo in Puglia, 122.000 le presenze in tutto, Lecce in vetta, Brindisi 21.000, Francesco Roma. Boom di visitatori in Puglia tra i mesi di luglio e agosto, 122.000 in tutto, Lecce in vetta con 35.000 visitatori. A renderlo noto è Puglia Open Days, il programma di attività e apertura straordinaria attuato da Puglia Promozione. In totale per tutta la regione si contano 40.000 presenze per il mese di luglio, 82.000 per il mese di agosto. E questo è il numero di turisti che ha scelto per le proprie vacanze il territorio pugliese. E per i ritardatari, il calendario di appuntamenti e iniziative gratuite che si svolgono in contemporanea in tutta la regione continua sino a tutto settembre. In particolare, secondo quanto riporta un'agenzia sul turismo, sino al 26 sarà possibile partecipare a tour gratuiti itineranti in bus tra cantine, frantoi e masserie. Sino al 27 di settembre poi vi sarà la possibilità di trascorrere delle intere giornate dedicate alla natura e sino al 28 di scena il patrimonio culturale del nostro territorio. Non c'è che dire, in Puglia non c'è proprio il rischio di annoiarsi. I dati relativi infatti al numero di visitatori non lasciano alcun dubbio. Lecce è al primo posto con 35.000 partecipanti in totale. A luglio 15.000 hanno scelto il capoluogo salentino, mentre ad agosto sono stati 20.000. Seguono Foggia con 23.000 partecipanti, Labatt 13.000, Bari 20.000, Brindisi 21.000 partecipanti e Taranto chiude con 10.000 partecipanti.
E ora andiamo agli appuntamenti al Teatro Sociale. Torna il quinto festival di teatro amatoriale di scena a Fasano, organizzato dal gruppo di attività teatrali Peppino Mancini. Se le compagnie in concorso, due fuori concorso. I dettagli nel servizio. Si riapre il sipario del Teatro Sociale, attore protagonista il Festival di Teatro Amatoriale di Scena a Fasano, organizzato dal gruppo di attività teatrali Peppino Mancini. Una quinta edizione che parte sabato 28 settembre con uno spettacolo fuori concorso. Si tratta di Cioccolà di Roberta Costantini, rappresentata dalla compagnia teatrale Costellazioni di Formia. Le compagnie partecipanti anche quest'anno hanno omaggiato e attenzionato il Festival con grande entusiasmo, hanno raggiunto il numero di 44. Ovviamente, come previsto da bando, le finaliste saranno 6, anche se quest'anno uno sforzo congiunto dell'amministrazione comunale e della macchina organizzativa del gruppo di attività teatrali Peppino Mancini ha fatto sì che l'offerta artistica potesse ampliarsi a un numero di 8 spettacoli. Dunque saranno 6 gli spettacoli e le compagnie in gara. Venerdì 4 ottobre alle 21, Casa di Frontiera di Gianfelice Imparato, rappresentata dagli Ignoti di Napoli. Domenica 6 ottobre alle 19, Alter Ego, lo strano caso di Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Davide Giovanetti, rappresentata dal Teatro Drao e Teatro 3 di Ancona. Venerdì 11 ottobre alle 21, 3 sull'Altalena di Luigi Lunari, rappresentata dalla Smorfia Teatro di Gravina di Puglia. Domenica 13 ottobre alle 19, Non mi dire te l'ho detto di Paolo Cagliazzo, rappresentata dall'Associazione Artistico-Culturale T7, gruppo del Pierrot di Napoli. Venerdì 18 ottobre alle 21, Mandragola di Niccolò Machiavelli, rappresentata dall'Associazione Culturale al Castello di Foligno. Domenica 20 ottobre alle 19, Tango di Francesca Zanni, rappresentata dagli Amici di Giachi di Genova. Sarà una giuria tecnica a valutare gli spettacoli, previsto anche il giudizio del pubblico e della stampa locale. Oltre alla consueta giuria popolare che esprime come ogni anno il proprio gradimento attraverso una votazione molto partecipata e molto sentita, che attribuisce un premio in denaro di 500 euro, la giuria tecnica invece è composta, oltre che dal sottoscritto in qualità di direttore artistico, dall'attore fasanese, l'attore professionista fasanese Michele Savoia, peraltro figlio del gruppo di attività teatrali Peppino Mancini, perché ha visto i suoi esordi proprio nel nostro sodalizio, poi il dottor Peppino Palaciano, e Massimo Bellomo, un regista barese, e chiude il parterre della giuria tecnica il regista professionista sempre barese Francesco Brollo. Anche quest'anno una giuria con gli amici referenti degli organi di stampa locali che assegnano appunto il premio della stampa, e sono coinvolte credo 10 testate, giuria che peraltro quest'anno è stata completamente rinnovata proprio per dare un senso di turnazione rispetto alla commissione valutatrice. La premiazione si terrà il 26 ottobre con un'altra rappresentazione fuori concorso alle 21 con In due nel deserto di Nini Matera, rappresentata dalla Compagnia del Mulino di Valenzano. Per tutte le info www.gruppoteatralemancini.eu. Festa delle storie nel centro storico di Mesagne, 14 spettacoli, 300 foto di famiglia raccolte, interviste e documentari dal 13 al 15 settembre. Se si potesse volare sulla città di Mesagne, stupirebbe dal cielo vedere che le mura del centro storico tracciano un vero e proprio cuore, attraversato da vie, arterie, piazze, ma anche racconti, memorie, storie nascoste tra le pietre calcaree dell'ennesimo centro barocco e assolato del sud Italia. Ed è tra le pieghe di questo cuore che per oltre un anno scrittori, registi, artisti, videomaker hanno ricercato quasi in chiave rinascimentale la memoria intesa non come ricordo ma come intelligenza intrinseca della comunità. La memoria custode dell'identità ispiratrice del futuro che ci fa riflettere sull'importanza di una crescita sempre più sostenibile dal punto di vista economico-sociale e da quello etico e morale. Ebbene, da questa memoria minerale nascono le storie volanti di santi, soldati, briganti, scienziati e cittadini comuni che lungo quegli stessi 4 secoli, dal 1600 al 1900, hanno fatto frammenti importanti della storia di Mesagne e del Salento. Raccontare questi personaggi è il cuore della Festa delle Storie e per 3 sere il centro storico di Mesagne diventa Baikonur. Da Mesagne si parte in volo senza distinzioni tra passato e futuro, storia e poesia.
Il programma del festival è ricco e diversificato, a seconda dei diversi linguaggi che ha adottato la ricerca di questa lunga stagione, a seconda dei luoghi che ospitano di volta in volta racconti, incontri, seminari, musiche e proiezioni. E se da un lato la festa ospita i migliori narratori del Salento, da Fabrizio Saccomanno a Paolo Panaro, da Fabrizio Pugliese ad Angela De Gaetano, ognuno con una storia e un luogo, dall'altro la facciata del castello diventa per 3 giorni un immenso schermo di pietra, dove saranno presentati in anteprima e restituiti alla comunità gli oltre 400 minuti di girato che costituiscono il primo nucleo di una vera e propria banca cittadina della memoria, che si inaugura per l'appunto il primo giorno del festival. Con questo servizio da parte mia è tutto, ora vi lascio alle notizie di ADN Cronos e le previsioni del meteo, vi ringrazio per essere stati con noi, buon pomeriggio. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Confindustria, la recessione è finita in Siria, Obama: se fallisce la diplomazia abbiamo il dovere di agire, caso Berlusconi la discussione in giunta rinviata. Confindustria è fiduciosa sulle prospettive economiche per il nostro paese, la recessione è finita, l'Italia è un punto di svolta ma l'uscita dalla crisi sarà lenta. Ottimismo anche dal Presidente della Commissione europea Barroso, la ripresa è vicina in Europa ma gli Stati membri devono accelerare sulle riforme strutturali. Barack Obama continua a chiedere con forza il sostegno degli americani ai raid contro il regime siriano se la diplomazia fallirà nel suo obiettivo di pacificazione. Il paese è stanco di guerre, non siamo il poliziotto del mondo, ma gli ideali e la sicurezza USA sono a rischio, ribadisce il presidente americano. Slitta il voto in giunta per le elezioni al Senato sul caso Berlusconi. Nuovo appuntamento domani alle ore 15. La discussione generale ruoterà intorno alla proposta avanzata dal relatore Augello, che propone la convalida dell'elezione. Saltate le pregiudiziali. Dio perdona i non credenti se seguono la loro coscienza, lo scrive Papa Francesco in una lettera pubblicata sul quotidiano La Repubblica. Ascoltare ed obbedire alla coscienza significa decidersi di fronte a ciò che viene percepito come bene o come male, dice Bergoglio. Oggi 11 settembre per l'America è il giorno della memoria, il giorno in cui ricordare le quasi 3.000 vittime degli attentati suicidi del 2001. Per Obama cerimonia al Pentagono, New York si riunirà al Memorial Plaza. Un'autobomba intanto esplosa a Bengasi proprio nel giorno del primo anniversario della morte di Chris Stevens. Michael Bublé torna nel 2014 in Europa con un nuovo tour, To Be Love. L'artista canadese toccherà anche l'Italia il 27 e il 28 gennaio 2014 con 2 appuntamenti a Milano. Il CD di Bublé, To Be Love, ha raggiunto il primo posto nella top 200 pop chart di Billboard e il 4º album consecutivo del cantante. L'Italia si qualifica ai Mondiali 2014 in Brasile con 2 gare d'anticipo grazie alla vittoria per 2-1 sulla Repubblica Ceca a Torino. Ho visto una grande Italia, nel primo tempo abbiamo preso un contropiede ma anche creato 4 palle gol. Siamo stati bravi, dice Cesare Prandelli. La crisi economica ostacola i futuri atleti e mette un'ipoteca sulla salute degli adulti di domani. Si riducono infatti le iscrizioni in palestra e alle diverse società sportive per i bimbi. Colpa delle difficoltà per le famiglie a sostenere le spese, i nuclei familiari si impoveriscono sempre di più. In 2 casi su 10 hanno già rinunciato allo sport per i figli, ma è una stima molto ottimistica. La stima arriva dalla Federazione Italiana dei Medici Pediatri, FIMP, che si basano sulle indicazioni dirette dei genitori. Siamo nel mese in cui cominciano le attività sportive, ma quest'anno la differenza si sente. Le famiglie hanno sempre meno risorse e nonostante gli appelli a favorire l'attività fisica, i genitori non riescono a sostenere i costi. Costi che sono quasi sempre a loro carico, mancano infatti i servizi gratuiti e le città non sono realizzate a misura di bambini.
Un fresco abbraccio a tutti voi cari amici di ilmeteo.it, dove è la il che fa la differenza. Il tempo rimane ancora instabile su alcune regioni della penisola, dove ci saranno ancora possibilità di temporali e rovesci. Entriamo nel dettaglio con la nostra grafica. Al nord rovesce temporali in Emilia, Romagna, Veneto e Friuli, dove migliorerà nel corso del pomeriggio. Qualche pioggia anche sulla Liguria di Levante, parzialmente nuvoloso sulle altre regioni. Nelle regioni centrali al mattino ancora piogge e temporali sul Lazio, mentre altrove sarà parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio migliora lentamente sul Lazio, ma arrivano temporali sulle Marche settentrionali. Bel tempo in Sardegna e sul resto dei settori. Scendiamo al sud, dove piogge locali temporali colpiscono le coste della Campania e piovaschi possibili anche sul Salento in Puglia. Altrove continuerà a splendere il sole anche se disturbato da qualche nube. I venti spirano da occidente sul Tirreno e di direzione variabile sull'Adriatico. Temperature previste per la giornata, minime che non subiscono particolari variazioni su tutta la penisola, e con 12-18 gradi al nord, 16-23 gradi al centro e al sud. Di giorno farà più fresco al nord con 19-25 gradi, fino a 26-27 gradi al centro e non oltre i 30 gradi al sud. Benissimo, l'aggiornamento si conclude qui. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento a domani con ilmeteo.it, il sito con più tentativi di imitazione in Italia.